una notte che è soltanto un momento di esposizione in realtà di un lavoro culturale che dura tutto l'anno, che dura sempre nella vita di una città, quindi secondo me ha più valore proprio perché non è un episodio, perché questi sono i luoghi della cultura della città di Paternò, sono i luoghi che vengono utilizzati sempre, il castello costantemente visitato, alcune mostre erano già in corso, sono semmai l'occasione, io dico, per un po' rimettere a lucido lo sguardo della città su se stessa. Devo esprimere il mio personale apprezzamento per questa mostra che ho appena visitato. Questo, come dire, testimonia la vitalità dell'arte figurativa oggi, secondo me, la bellezza della ricerca nell'arte. Ho visto qua l'uso di materiali, la bellezza del segno, l'originalità. Insomma, anche questo, uno spazio che abbiamo voluto mettere a disposizione, in questo caso di Francesco Fontana, in altri momenti di altri artisti, e che abbiamo voluto mettere dentro la Galleria d'Arte Moderna, dentro la permanente, perché crediamo che nel dialogo fra la sperimentazione artistica contemporanea e l'arte nasca in realtà il futuro della cultura. Della mostra nasce da un volere dello studio, Centro Studi Arti Visive, di iniziare a mostrare e di rendere viva la Galleria d'Arte Moderna di Paternò attraverso un'operazione di periodica sperimentazione e di periodica ospitalità di artisti non proprio, nel caso di Francesco Fontana, non proprio emergenti. La mostra di Francesco Fontana, subito appena abbiamo visto i primi lavori, già si è presentata molto, molto complessa, perché presenta una stravariegata quantità di opere e di livelli di lettura della produzione, così talmente molteplice e indefinita che abbiamo subito pensato a uno spazio grande come quello della Galleria d'Arte Moderna di Paternò, soprattutto a un criterio non unico ma aperto a tutte le modifiche dell'allestimento. La mostra è divisa in due aree, una di quelle che sono una di studio e l'altra la chiamo io non di punti d'arrivo ma dei punti di domanda. Da una parte quindi lo studio della figura umana, ibrida, e l'altra parte l'ibrido della figura umana portato nello spazio. Uno studio complesso, uno studio appassionato di Francesco che permette ai paternesi una riflessione su quello che è l'ibrido, l'equilibrio ibrido. La personale è sempre un evento per un artista importantissimo, dove i riflettori sono solo puntati su di lui. Farlo in una città, in una regione che non è la tua, è ancora, secondo me, più stimolante. Il prossimo passo è sempre lo stesso, quello di continuare questa ricerca interiore e di vedere un attimino che cosa esce fuori.